E a tutti ragazzi, siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi sono qui tornata con un video molto particolare. Oggi ragazzi sono qui tornata con un video assaggi, ma non degli assaggi non malissimi, ma degli assaggi sia giapponesi sia di cose riguardanti Harry Potter. Sì ragazzi, a Romix sono riuscita a trovare degli stand di Harry Potter che erano tipo ovunque, in tutta la fiera c'era tutta roba di Harry Potter, dove ho acquistato sia dei gadget sia delle cose da mangiare e bere. Io per questo video vi chiedo 2 like e direi di iniziare subito. Qui abbiamo una busta, roba bella. No, è più o meno tutta roba dolce, quindi inizierei con il salato. Partirei appunto da queste patatine, che non so che patatine siano, però mi hanno detto che sono buone. Secondo me fanno proprio schifo. Open here. Mamma mia ragazzi, ci avete presente il cibo che si dà ai pesci? Ecco, lo stesso identico odore. Hanno un aspetto veramente orribile. Non lo so raga, io ho paura. Mamma mia, puzzano tantissimo. Ma che cosa c'è dentro esattamente? Non lo spiegate. Questo in cinese è scritto. Vabbè, io assaggerei. Saprà anche dei pesce, ma sono un po' buoni, no? Veramente no. Vabbè, chiudiamo il video e ci vediamo dopo, eh. Allora mangiamo un pochino di... Sono un po' buone. Buone, buone, mi piacciono. Stranamente qualcosa che mi piace. Sì, ma cosa fai? Insegni ai tuoi funz, che sono dei bambini di 5 anni e 5 mesi, a bere la cola? Ma tu sei matta? Poi ci sono questi che sembrano dei Mikado, ma che in Giappone, credo, si chiamano pochi. Pochi ma buoni. La battuta. Vabbè, questi qua sono tipo, da quello che ho capito, all'albicocca o alla pesca. Non lo so, mamma, io direi di aprire. Che carini, sopra stanno i cuoricini. Io in fiera ho assaggiato questi, che sono al tè verde. Mamma mia, da buttare, veramente. Ma che carini, ma sono... Oddio. No, amore, dai. Forse un pochino troppo dolci, ma per fare merenda questi ci stanno troppo. Andiamo subito nel prossimo, che sono degli Oreo. Sono degli Oreo al gusto torta. C'erano anche ad altri gusti, però questo qua mi ha ispirato perché c'era la cosa della torta. Ho detto wow. Si apro. L'ho fatta. Oddio. Poi raga, è proprio Oreo. Cioè non è una marca tipo cinesata, è proprio Oreo. Oddio. No raga, sono proprio buoni. No, sono buonissimi. No ragazzi, sono proprio buoni questi. Vedete dentro come sono? Sono bianchi, queste cosine qua per rappresentare tipo la torta. Buoni raga. Ora passiamo alle bibite. C'è questa raga, che è una bibita al gusto Oreo, che io veramente non so che sapore possa avere, però mi ha ispirato tantissimo il fatto che sono gli Oreo. Oddio, ha un odore orribile. Veramente, questo è un odore proprio brutto. Poi sembra tipo latte. Non so come farvelo vedere, perché se faccio così casca tutto. Madonna se è brutta. Dentro c'è... No raga, è orribile. È proprio... Proprio schifo. No raga, è proprio schifo. Non voglio assaggiare di nuovo perché è... No, dov'è il biscotto? Dov'è il gusto biscotto? Questo, cioè dentro c'è acqua, latte, saccarosio, crema non casearia, aromi stabilizzanti, prodotto in Singapore. Ma in Singapore che caspita che bevete? Ma fa proprio schifo. No raga, fa proprio schifo questo. Ora passerei a qualche oggettino di Harry Potter. Ad esempio questa cioccolata. Questa ragazzi è la cioccolata del millennio 9 3/4. Mamma mia raga, questa cioccolata secondo me è buona perché è al gusto latte, in teoria. Ok, questa qua ragazzi me la voglio tenere, perché anche se qua mi si è rotta un pochino, comunque mi piace tantissimo come è fatta, e quindi me la voglio tenere, me la metto da parte. Andiamo. Oddio, ma che figo, dietro c'era questo. No raga, è bellissimo. È un biglietto per il bidone 9 3/4. No raga, è bellissimo, che dietro la cioccolata era appoggiato qui, c'era questo. Che strafigata, non me ne ero accorta. No, che bello raga, è bellissima sta cosa. No, grazie, grazie ragazzi. Un biglietto. Ho ottenuto il biglietto per il binario 9 3/4. Ho ottenuto un biglietto per Hogwarts. Mi dispiace ragazzi, non so voi, ma io partirei immediatamente. No veramente, che figata, non lo sapevo. Ma adoro. Ora però tocca andare a assaggiare la cioccolata, perché ok tutto, ma dobbiamo vedere com'è la cioccolata. La cioccolata si presenta in questo modo. Cioccolata al latte.
deludente. Mi aspettavo qualcosa di meglio, però è buona. Sembrano di quei cioccolatini delle marche conosciute, che però sono buoni. Boh, buona, mi aspettavo qualcosa di meglio. Giusto che è targato Harry Potter, mi aspettavo qualcosa di più bello, però. Però abbiamo il biglietto per il biglietto 3/4 e questo già ci può bastare. Già basta e avanza. Ora ragazzi, voglio farvi vedere invece qualche gadget che mi sono comprata che sta in tema Harry Potter. Ad esempio, mi sono presa la mappa del malandrino, che devo dire che è fatta proprio bene. Mi sono presa una in miniatura perché quella grandezza naturale, cioè proprio quella grande così, era tipo gigante. Ho detto no, guarda, preferisco quella piccolina. Io ragazzi ho un problema ad aprire le cose. Cioè si presenta con questo fiocchettino qua. Andiamo ad aprire. Adesso ragazzi andiamo a scoprirla insieme. È identica, è identica a quella del film. Cioè guardate, è identica a quella del film. Vedete pure qua, è identica, raga, che figata. È identica a quella del film. Che bella, è bellissima. No, raga, è identica a quella del film, che carina. No, è fatta proprio bene. Bravi ragazzi, bravi, bravi a chiunque l'abbia fatta questa mappa dei produttori della questa cosa qua di Harry Potter, che è veramente bravi. Poi abbiamo questo, ragazzi, che sarebbe il giratempo di Hermione. Qui c'è il loro bigliettino da visita, ragazzi, per passare al loro negozio. E in più abbiamo questo giratempo qui. Eccolo qua, ragazzi. Guardate quanto, caspita, è fatto bene. Vi gira proprio bene, ragazzi. Gira, gira, gira invece. Mamma mia. Madonna, si gira. Gira proprio bene. Gira, gira, ragazzi. È fighissimo. È fighissimo, aiuto! È un trip. No, basta, raga, gira proprio bene questo qua. E poi è fatto bene perché vedete c'è tutta quanta la glissidra. Ed è fatto proprio veramente, veramente bene. Ho anche quella dei doni della morte. Ogni volta, ragazzi, che me la metto la gente mi ferma e fa: oh mio Dio, anche tu sei fan di Harry Potter! E io tipo sono lì, ragazzi, e tipo cominciano a farti 300 miliardi di domande su Harry Potter e tu cominci a dare delle risposte veramente che loro rimangono là a dire: oh mio Dio, lo conosci meglio di me! Allora voi mettete a parlare di Harry Potter. Sono, ragazzi, è un casino. Quando ho incontrato un fan di Harry Potter è un casino, veramente un casino. Poi ragazzi c'è il mio gadget preferito che ho comprato lì a Romix che riguarda Harry Potter, che è questo portafoglio. Questo caspita di portafoglio è fighissimo. Cioè ragazzi, appena l'ho visto ho detto basta, lo voglio. E infatti ragazzi vedete, è strafigo. Io veramente adoro. Ora ragazzi andiamo un pochino sul mistero, perché lì a Romix ho comprato queste due scatoline che io non so cosa ci sia dentro. Sono delle scatole che tu pagavi tipo 5 euro in due e dentro c'è un gadget di Harry Potter. Ora ragazzi lo andremo a scartare insieme perché io non so cosa ci sia dentro. Un bracciale, una collana, Harry, cioè non lo so. Ok, andiamo ragazzi ad aprirlo. Ok, vedo qualcosa. Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa strafiga. No raga, cioè raga, tra tutte le cose che mi potevano capitare mi è capitato proprio il boccino d'oro. Cioè raga, è bellissimo, poi è fatto stra bene, no? Veramente è stupendo, raga, è bellissimo. Oh, ho detto mi mancavano delle collane, ma guarda, tutte le collane mi stanno a capitare. E oh boh, questo ragazzi poi l'ho trovato negli altri shop a tipo 15 euro. E con 3 euro non riuscite ad averlo. Madonna, quando la fortuna ti colpisce veramente è assurda. Passiamo invece alla prossima scatolina. Papà, papà. Questa invece ragazzi non si apre. Sapete che qua dentro c'è qualcosa di molto più importante. Che poi ragazzi io non ho mai mostrato a nessuno quanto sono fan di Harry Potter. Ma in realtà io ho un botto di gadget di Harry Potter che non ho mai mostrato. Perché sennò raga succederebbe il panico e la gente parlerebbe soltanto di Harry Potter. E invece in questo video avete sgamato quanto sono fangirl di quanto fangorleggio è Harry Potter. Comunque questo ragazzi è il prossimo. Non so cosa ci sia dentro. Uffa. Ok, questo ragazzi non so cosa sia, vediamo. Oh mio Dio! Ragazzi, è il portachiave della cioccolana. No! È bellissimo! È stupendo! Cioè, guardatela! È proprio una cioccolana vera, raga! È proprio una cioccolana! No, che carino! Pure questo! No, ragazzi, è bellissimo! Mi serviva proprio un portachiave adesso quando dovrò prendere finalmente il patentino, che fra un mese ho l'esame per il patentino, così potrò attaccarci le chiavi della macchina. Sono stracontenta perché queste cose me le volevo comprare. Però quando ho visto che questa cosa, questa, ripeto, questa cosa, non per togliere niente Harry Potter, ma 15 euro per una cioccolana così, ho detto, scusate, ma non per fare i tirchi, ma 15 euro per un portachiavi con una ranetta così mi pare leggermente esagerato. Ma poi, raga, con, tia, guardate, con 5 euro, guardate che caspita ci ho vinto, veramente bellissimo, bellissimo, adoro, adoro, ne voglio altri.
prossima volta, ragazzi, spendo 100 euro in questi. Per ultimo, invece, andremo a berci una cosa che molti di voi conosceranno già, ma poi parlo con i fan di Harry Potter veramente sfegatati che adesso mi stanno a dire sì, ma questa la conosco da quando sono nata. E sarebbe la burro birra. Mi sono comprata questa burro birra sempre lì a Romix. Tutto a Romix, ragazzi, ho preso. Quindi non chiedetemi dove ho comprato. A Romix, ho comprato il Romix. È finito ieri. Quindi basta, ragazzi, che andate ad esempio a qualche shop qui a Roma, se siete di Roma, oppure qualche shop della vostra città che vende gadget di Harry Potter, oppure semplicemente su internet. Anche se su internet vendono la maggior parte delle cose farsocche, proprio finte di Harry Potter, quando in realtà questi qua sono tutti gadget targati Harry Potter. Sono contenta di aver acquistato cose tanto originali. Oggi andrò a bermi con voi la burro birra. Andiamo, ragazzi, ad aprirla piano piano, perché non voglio rovinare il tappo. Cioè, guardatelo, proprio, è proprio figo. Guardatelo con la burro birra, veramente veramente bello. Andiamo a versare la nostra burro birra. Mi aspettavo un effetto più spumeggiante, anche se, vabbè. Andiamo a assaggiare. Raga, è antibiotico. Cioè, io mi chiedo, no? Ma le persone che hanno recitato del film Harry Potter, no? Ma come caspita mannava te beve una cosa del genere, voglio sapere. No, allora, la bottiglia è strafiga, ma il contenuto della bottiglia fa veramente schifo. Infatti gli do un 3, perché raga, fa proprio schifo. Io ve la sconsiglio vivamente. Sa di... non lo so di cosa sa. Sa tipo di boh, non lo so. Comunque sa di qualcosa che fa veramente schifo, e io ve la sconsiglio vivamente. Siamo giunti al termine di questo video. Spero che questo video, appunto, vi sia piaciuto. Questo vorrei specificare che non è un video sponsor. Non ho sponsorizzato niente in questo video. Non è un video dove, oh mio Dio, ti hanno pagato per dire che le cose sono buone. Non credo che nessuno, ma ripeto, nessuno pagherebbe qualcun altro per dire che il proprio prodotto fa veramente schifo. Infatti in questo video specifico che tutte le cose che ho comprato fanno schifo. Così sapete al 100% che questo non è un video a pagamento. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che i miei gadget di Harry Potter vi piacciono. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi piace Harry Potter, se l'avete mai visto, perché sono delle persone che non hanno mai visto Harry Potter, che sono delle persone veramente orribili. Fatemi anche sapere quanto siete fan di Harry Potter, se avete tipo tutti quanti i gadget, oppure siete semplicemente lì a fangirlarlo e a dire sì 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 mi piace Harry Potter, quando non avete nessun gadget, perché non ve ne frega proprio una ceppa. Detto questo, niente, io vi consiglio anche di andarmi a seguire su tutti quanti i miei social network, che trovate il link qui sotto nella descrizione. Se siete iscritti, iscrivetevi, tanto più belli. E niente, sì, ciao, 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 ciao,